Sindaca di Torino, Chiara Appendino, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ben trovata. Sindaco, come sta innanzitutto? Buongiorno a tutti voi, e siamo al lavoro come tutti nel fare il nostro pezzetto di responsabilità e mettere quel pezzo di responsabilità necessario per superare questa emergenza sanitaria e adesso anche economica. Andiamo a guardarlo questo pezzo di responsabilità in cosa si concretizza, però le chiedo prima personalmente a cosa, dove ha dovuto attingere per trovare, come tutti noi stiamo cercando di fare, il coraggio, anche la maniera di tenere a bada la paura, l'angoscia. Ma io penso che ciascuno di noi, e io lo vedo anche nella comunità che ho l'onore di rappresentare, riesca a trovare dentro di sé lo stimolo, la forza di essere comunità. E quindi io in qualche modo trasferisco questo sentimento che c'è nella mia città. I torinesi stanno rispondendo molto bene alle difficoltà, alle restrizioni, e dobbiamo farlo perché dobbiamo uscire da questa emergenza uniti e ricostruire la nostra città e il nostro paese. Quindi bisogna tirar fuori le energie che ci sono e le abbiamo. E allora Alessio, aiutami con i numeri dei contagi a Torino, così capiamo esattamente di cosa stiamo parlando. Questi sono i dati che riguardano la provincia di Torino, quindi il territorio provinciale. Sono alti, 3.108 sono le persone risultate positive al Covid-19, dato aggiornato a ieri nel tardo pomeriggio. Allora Sindaca, cosa significano questi numeri per voi? Significa che il Piemonte, anche la città che io rappresento, è una delle zone più colpite. Noi seguiamo tutti i numeri ed è giusto che sia così, ma io mi sento di dire che a quei numeri, quando li leggiamo come positivi o quando li leggiamo come negativi, dobbiamo sempre rispondere dicendoci che dobbiamo fare di più e possiamo fare di più rispettando le regole che ci sono state date. Ma voi come avete cittadini, avuto ovviamente. Delle difficoltà come istituzioni... anche come giunta, perché mi sembra di avere memoria di qualcuno della giunta che era risultato positivo? Come vi siete organizzati all'atto pratico? No, la giunta... No, noi stiamo lavorando, abbiamo una giunta che grazie anche al decreto Cura Italia si riunisce virtualmente come previsto per tutti gli organi e stiamo deliberando atti importanti come la sospensione ad esempio della Tari per le utenze non domestiche, come la sospensione delle tariffe per le scuole che noi gestiamo direttamente, quindi l'attività va avanti. Aspetti, che ha detto è due chiaro cose che abbiamo dovuto riorganizzare il nostro lavoro. E che magari altri sindaci potrebbero prendere come riferimento, quindi... Ribadiamole un attimo, cioè non pagheranno la Tari, non le famiglie rispetto all'abitazione, ma... Allora, noi avevamo la prima scadenza della Tari, quindi per le attività commerciali, che sarebbe stata a metà marzo. In piena emergenza chiedere al commercio, a un ambulante, a un ristoratore, un albergatore di pagare... Era impossibile, quindi abbiamo sospeso quelle scadenze per dargli maggiore liquidità. Stiamo anche ragionando di farlo, e vi do come dire, un pezzetto di notizia, ma stiamo ragionando di estendere questo provvedimento anche alle famiglie che nel mese di aprile avranno la scadenza della Tari. Ok, senta, sospendere significa che però poi me lo ritrovo tutto insieme alla scadenza successiva? O si può immaginare, ad esempio, momento... semplicemente di non farlo pagare? In questo momento i comuni, come altri soggetti, sono in difficoltà a loro volta in termini di liquidità e dobbiamo cercare di garantire i servizi essenziali ancor di più in questo momento di difficoltà per le persone fragili. Quindi ad oggi noi stiamo cercando, ove possibile, di sospendere i pagamenti in attesa di una manovra del governo che peraltro oggi anche la viceministra Castelli ha annunciato, su cui si sta lavorando per venire incontro ai comuni. Quando capiremo meglio quale sarà il nostro quadro cercheremo di intervenire. È chiaro che noi siamo consapevoli che c'è bisogno di accompagnare famiglie e imprese in un momento così difficile, quindi faremo la nostra parte per quanto possibile, lo stiamo già facendo. Raccogliamo appelli, richieste, sono giornate in cui non facciamo altro. Una delle preoccupazioni maggiori che registriamo è proprio quella dei cittadini, ma anche dei titolari di aziende, di commercianti, che dicono noi siamo ben contenti che magari per questo mese non paghiamo le tasse, per questo mese ci viene sospeso il pagamento dell'IVA,
Dopodiché, se ce lo ritroviamo fra 2 mesi e noi nel frattempo non avremo potuto lavorare, dunque non avremo potuto incassare, per noi non sarà cambiato nulla, nel senso che non avremo modo di pagare. Quindi in questo senso le facevo la domanda, ma capisco la risposta, aspettate di capire se e quali fondi verranno stanziati per i comuni e sulla base di quello vi regolerete. Senta, Sindaca, siccome questi sono giorni pesanti per tutti, però sono giorni anche di grande solidarietà. Lei ha detto prima i torinesi stanno reagendo bene. Intanto rilevo che lei, diciamo, ha scelto non la modalità del sindaco sceriffo, mettiamola così. Anzi, lei ha detto ai suoi cittadini evitate di fare i delatori. Ma io ho disposto con tutte le autorità competenti i controlli che peraltro Polizia Municipale, le forze dell'ordine danno riscontri positivi. Guardi, le do un dato perché dobbiamo parlare anche per dati reali, non solo percezioni. Sui controlli di ieri più di 590 attività commerciali controllate, una sola sanzionata, e per quanto riguarda invece le persone che si sono mosse il 3% è stato sanzionato, mentre 2 giorni fa era il 5%. Quindi quello che ci restituiscono i dati è che c'è una città che sta rispondendo bene. Poi purtroppo c'è sempre una minoranza che è irresponsabile e che non risponde o continua a trasgredire le regole. Ma il mio invito ai torinesi è di rivolgersi alle forze dell'ordine, denunciare ove necessario, ma non facciamolo noi singolarmente, perché abbiamo bisogno di unità e compattezza in questo momento. E voglio raccontare un fatto che è accaduto a Torino. Io personalmente le dico che apprezzo molto questo tono e questo modo. Poi, insomma, se ne fa quello che vuole. Però io lo apprezzo molto. Senta, ci sono anche straordinari gesti di solidarietà. Le voglio far vedere una foto che mi ha molto colpito. Alessio, mi aiuti? È una foto che arriva da dove? Dal pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, un paziente Covid in isolamento. Ecco qui l'immagine che si intravede sulla barella, è aiutato da 2 operatori a fare una videochiamata a casa per salutare i parenti e abbracciarli virtualmente. E sappiamo che questo significa tanto. E so che anche all'ospedale Martini i medici hanno messo a disposizione i loro telefoni, i loro iPad per stare vicino ai pazienti. E io penso che di queste cose che fanno bene al cuore abbiamo piacere di parlarne e abbiamo il dovere di parlarne. E però le voglio mostrare anche un'altra foto, Sindaco, che così le mettiamo insieme e poi chiedo a lei che cosa ne pensa. E quest'altra foto è una delle foto che ci hanno mandato gli infermieri del NURSIND del Piemonte, il sindacato si chiama appunto NURSIND. Ed è la foto di una infermiera, una delle tante infermiera, chi può dirlo, che come vede si arrangia come può, si protegge con i sacchi dell'immondizia, con sacchi di fortuna. Ora, la domanda che io le faccio è, noi stiamo assistendo a dei gesti di generosità estrema, qualcuno parla di eroismo dei nostri medici, dei nostri infermieri, che impressione fa poi vederli difendersi così, proteggersi così, e quanto anche il singolo amministratore può fare insieme alla Regione? Tanto mi permetta di ringraziare tutto il personale sanitario, ospedaliero e tutti coloro che in questo momento sono in servizio, anche voi giornalisti che stanno garantendo comunque una serie di servizi. Ovviamente il primo pensiero va a chi è in trincea nelle strutture ospedaliere. Certo. Mi faccia anche dire una cosa, lei giustamente diceva di quell'immagine molto bella. Io a Torino in questi giorni, in queste settimane, ho visto emergere tantissimi gesti di solidarietà e quindi c'è bisogno di raccontare e vedere anche come una comunità si sta muovendo in vicinanza ai più fragili, e questo è uno degli elementi positivi che sta emergendo, di cui io sono orgogliosa come città. Noi abbiamo 3 criticità in Piemonte, poi il sindaco non ha competenza diretta in materia, ma abbiamo 3 criticità e una è quella che avete raccontato voi con questa foto che parla più di 1000 parole. La prima è proprio il tema dei dispositivi, dei cosiddetti DPI, quindi le mascherine, quindi quel materiale che ci serve per mettere in sicurezza chi è in prima linea, come gli infermieri, gli operatori, ma anche chi ad esempio lavora nelle residenze per anziani, dove ci sono ancora maggiori fragilità. Quindi questa è un'urgenza che noi abbiamo. La seconda, mi permetta di dire, è la questione dei tamponi. In Regione Piemonte c'è un numero di tamponi ancora relativamente basso rispetto a altre
regioni, e questo ci servirebbe avere più tamponi per verificare gli asintomatici e quindi magari poter intervenire meglio nella lotta, come dire, al contagio. Per evitare il contagio, E poi ci sono i ventilatori, perché purtroppo i numeri, come avete fatto vedere, stanno crescendo e noi avremo bisogno, certamente, la Regione Piemonte avrà certamente bisogno di aumentare i posti dove è possibile accedere a una forma di riabilitazione con questi ventilatori. Quindi queste sono tre preoccupazioni reali. E dopodiché a queste preoccupazioni io credo se ne aggiungano mille altre che come sindaco le arriveranno, no? Perché penso a quelle famiglie che hanno una casa troppo piccole in cui è faticoso poi stare tutti insieme, penso agli anziani che sono in difficoltà, che sono soli, che non hanno più magari quella rete che prima avevano e che li aiuta anche a gestire le cose quotidiane. Io credo di fare un buon servizio se insieme a lei ricordo i numeri della Protezione Civile di Torino, che non sono numeri per l'emergenza coronavirus, ma sono quei numeri ai quali ci possiamo rivolgere, si possono rivolgere i torinesi, se hanno problemi di vario genere e tipo. Alessio, mi aiuti tu? Eccolo qui, stanno anche sui nostri schermi. Il numero è 800-444-0004. Sindaco, io spero di aver fatto un buon servizio per la sua città. Se vuole aggiungere qualcosa, prego. Sì, proprio su quel numero voglio riprendere un suo concetto. Non siamo tutti uguali nell'affrontare questa emergenza del coronavirus. Un nucleo familiare di 6 persone in 40 metri quadri non è lo stesso di un nucleo di 2 persone in 200 metri quadri. Quel numero che abbiamo fatto serve per raccogliere volontari che possono dare una mano, magari una persona fragile, fargli la spesa o portare il cane a una persona in quarantena, e serve anche per rivolgersi per chi ha bisogno. C'è anche un numero di assistenza psicologica che abbiamo messo in piedi come città di Torino, perché dobbiamo davvero essere uniti, attenti alle persone più fragili, che sono quelle più a rischio, quelle sole in questo momento. E vuole dircelo il numero? Il numero lo trovate sul sito della città di Torino. Perfetto. Senta, sindaco, un'ultimissima cosa. Quanti anni ha la sua bimba? 4. E quando torna a casa, che saranno giornate lunghe, come gliela racconta tutta questa storia? Io ho spiegato a mia figlia che siamo di fronte a un mostriciattolo, che è questo virus con la corona, che si muove velocemente ed è piccolo e invisibile, e ognuno deve fare un pezzetto della missione. Lei non può vedere i suoi amici, deve lavarsi le mani, e quindi quando torno a casa mi guarda e mi dice: abbiamo vinto, abbiamo battuto questo virus. E questa è la domanda. Io le rispondo sempre che dobbiamo fare ancora qualcosa. Sindaco, grazie davvero per essere stata con noi. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.